una vita intera. Apri il cielo per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando la sera. La tua giornata sta prendendo una brutta piega? La svolta allora è parrucchiera Moccia Maria Pompilia. Dal 1990 professionalità e innovazione a servizio delle clienti. Approfitta anche tu del pacchetto di benvenuto. Presenta un'amica e riceverete entrambe un fantastico sconto sui servizi. Inoltre piega e schiaritura solo ad euro 50 e se rientri tra le prime 20 clienti un omaggio a te riservato. Ma affrettati perché le offerte sono attive fino al 31 agosto. Parrucchiera Moccia Maria Pompilia è a Venticano, in provincia di Avellino, alla via Nardone Biondino numero 3. Per tutte le info e prenotazioni chiama il numero 0825 965 245. Scegli parrucchiera Moccia Maria Pompilia, quando una passione diventa successo. Per la bellezza e il benessere del tuo corpo, affidati al centro estetico Bora Bora Beauty Lounge. Per te trattamenti svariati, dai più semplici a quelli più all'avanguardia. La tua oasi del benessere è a Venticano, in provincia di Avellino, alla via Guglielmo Marconi. Per info e contatti chiama il 342 124 1825, ma visita anche le pagine Facebook e Instagram. Bora Bora Beauty Lounge è anche rivenditore Australian Gold. Chiamaci, cosa aspetti? CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506. Ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. Buona giornata e bentrovati dalla redazione. Silenzio elettorale prima del voto per le amministrative. Domani e lunedì alle urne 12 milioni di italiani chiamati a scegliere sindaci e consigli di oltre 1300 comuni, 6 capoluoghi di regione, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste, 14 quelli di provincia. Nei centri con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati a sindaco dovesse superare il 50% delle preferenze, il 17 ottobre ci sarà il ballottaggio tra i due più votati al primo turno e sempre domani si vota anche per le supplettive alla Camera in due collegi, Siena e Roma Prima Valle, per il rinnovo della carica del Presidente del Consiglio regionale della Calabria. La cronaca è stata sottoposta a fermo per omicidio la madre del bambino di 2 anni che lei stessa aveva portato morto in un supermercato di Città della Pieve. Il provvedimento è stato adottato dal sostituto procuratore Emanuela Comodi dopo aver sentito la donna. Questa, secondo quanto si è appreso, non avrebbe fatto ammissioni su quanto successo. Rallenta la diffusione del Covid in Italia e quanto emerge dai numeri e dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'RT nazionale medio si mantiene saldamente sotto quota 1, l'incidenza di casi ogni 100.000 abitanti scende da 45 a 37, una sola regione, il Lazio, a rischio moderato. Intanto il colosso farmaceutico Merck chiederà quanto prima alla Food and Drugs Administration di autorizzare in emergenza negli Stati Uniti l'utilizzo di una prima pillola anti-Covid. Il farmaco avrebbe mostrato di ridurre il rischio di ricovero e decessi se somministrato ai primi stadi della malattia.
La famiglia, molto più della scuola o degli amici, è il luogo in cui si è discusso di vaccini e ricerca scientifica nell'ultimo anno e quanto emerge dall'indagine condotta tra gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni per un rapporto di Save the Children. Dallo studio è emerso che i contrasti sull'utilità dei vaccini sono scoppiati in 4 famiglie su 10, almeno qualche volta. Tra chi lo dichiara, ben 6 giovani su 10 sostengono che la principale ragione di contrasto è stata il loro essere a favore dei vaccini. Tuttavia, solo in pochi casi il contrasto si è tramutato in divieto di vaccino. Lo sport e calcio, con l'anticipo tra Cagliari e Venezia terminato 1-1, si è aperta la 7ª giornata di Serie A. Oggi le 3 sfide del sabato. Si parte alle 15 con Salernitana-Genoa, alle 18 il derby della Mole tra Torino e Juventus, stasera alle 20.45 Sassuolo-Inter. Si gioca la 7ª giornata anche in Serie B. Nell'anticipo di ieri sera il Lecce ha battuto 3-0 il Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi. Radio CRT, Working on a Dream. Working on a Green Dream, Dream, non Green, Dream. Ma bentornati, bentornati. Abbiamo cominciato la seconda ora di Fatti e Facezze, storie di ieri, di oggi e la musica di sempre. In voce ancora Cosimo Puccillo, che cerca di tenervi compagnia con le sue chiacchiere, le sue notizie, le sue informazioni, i suoi fatti e naturalmente la sua musica. Allora, noi continuiamo ed è questo un momento che mi piace moltissimo, perché abbiamo l'abitudine qui a Fatti e Facezie di infilare ogni tanto tra capo e collo una rubrichetta, il pretesto naturalmente per come dire, parlare di alcuni argomenti o personaggi e così via. Allora io direi di lasciare spazio al nostro cervellone automatico elettronico, come vogliamo chiamarlo quest'anno, non lo so, mi verrà in mente, poi magari nel corso delle prossime puntate ci penseremo. Siamo partiti alla grande, un po' così, molto in naturalezza, molto in scioltezza, con questo numero uno di Fatti e Facezie in questa nuova edizione. E allora, bando alle ciance, ascoltiamo un attimo cosa ha da dirci il nostro cervellone. 3 per te. 3 per te. E che cos'è questo 3 per te adesso? Beh, bisogna scoprirlo pian piano. Allora, il 3 per te è una rubrica, naturalmente, è un momento un po' particolare, perché è un momento in cui qui a Fatti e Facezze vogliamo dedicare un pensiero a chi ha deciso, suo malgrado, di andare via troppo presto e ha lasciato un segno nella musica, di quei segni che non si cancellano, insomma, che restano davvero indelebili. Per questo ascolteremo 3 brani dello stesso interprete in sequenza, senza interruzione, per celebrare proprio e ricordare la sua musica. A chi abbiamo dedicato il 3 per te di quest'oggi? Beh, lo dedichiamo al grande, grandissimo, non ho aggettivi per definire il grande Lucio Dalla, di cui sappiamo tutto. È stato un cantante, un musicista, un attore, un compositore. Musicista sicuramente di formazione jazz, ha cominciato da lì col suo clarino, è stato uno tra i più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, nuove sonorità, ha toccato davvero vari generi musicali, più svariati direi, collaborando e duettando sicuramente con molti artisti di fama nazionale ed internazionale. La sua produzione artistica ha attraversato tante fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, alla canzone d'autore, approdando infine alla musica colta e accademica, soprattutto degli ultimi anni. Beh, ci ha lasciati troppo presto, lo dicevo prima, il 1 marzo del 2012. Tra un po', il 1 marzo del prossimo anno, del 2022, saranno 10 anni che appunto Lucio Dalla non c'è più. Una produzione così vasta e di eccellenza, vi confesso che è stato difficile selezionare solo 3 brani, è stata davvero dura. E allora con la mia redazione ci siamo affidati all'empatia, alla sensazione estemporanea del momento, al sentimento, ai ricordi. Quindi vi propongo subito la prima. Anna, come sono tante, Anna permalosa,
Ana per lo sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiude gli occhi lei lo sa. Stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andarvi. Marco per le scarpe, Marco cuore malala, con sua madre e una sorella poca vita, sempre quello, se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro al bar, chissà cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna per lo sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checa che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dove la strada è l'estate, mentre ballano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana dall'altra parte della luna, chi li guarda anche se ride a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città, poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda paia e se va. Anna avrebbe voluto morire, oh. Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. CRT Radio CRT 3 per te. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse. Spengo la luce, provo a dormire, ma tu con la mano vieni a cercare. Tu come me, tu come me, che le stelle da notte fossero i tuoi piedi, che potessi essere meglio di quello che vedi, avessi qualcosa a regalarti se non ti avessi usciri fuori a comprare. Stella di mare,
strappa.